Un saluto agli amici di Mythical Snake e soprattutto buona domenica a tutti e benvenuti in questo video nuovo. Come già sappiamo, da qualche giorno si è concluso il Mobile World Congress di Barcellona 2018 e tutti i migliori produttori non si sono persi l'occasione di presentare i loro nuovi dispositivi, tra cui non è mancato l'appello Samsung, presentando i suoi nuovi top di gamma Galaxy S9 ed S9 Plus, ma ve ne parlo subito dopo la sigla. Come già vi ho detto nell'introduzione di questo video, Samsung ha portato al Mobile World Congress 2018 i suoi nuovi dispositivi top di gamma Galaxy S9 ed S9 Plus. Ma iniziamo a parlare del design, che rimane pressoché invariato alle precedenti versioni come Galaxy S8 e S8 Plus. Per quanto riguarda i display di questi due dispositivi, portano la protezione Gorilla Glass 5 per come ci ha abituati Samsung, la tecnologia Super AMOLED. Per quanto riguarda Galaxy S9, monta un pannello da 5,8 pollici, mentre invece per Galaxy S9 Plus un pannello da 6,2 pollici. Parlando della fotocamera di questi dispositivi, Samsung durante l'evento le ha annunciati che saranno i camera phone dell'anno 2018. Ovviamente ci sarà da provarli, e proprio parlando di fotocamera, entrambi i dispositivi montano una dual cam da 12 megapixel con un'apertura focale da 2.5 a 1.5, in grado di catturare video in 4K a 60 frame per secondo, ed entrambi i dispositivi, sia S9 ed S9 Plus, sono dotati di stabilizzazione ottica. Mentre invece per quanto riguarda la fotocamera interna, è dotata dell'HDR attivo e porta con sé un sensore da 8 megapixel ed è in grado di catturare video in Full HD a 30 frame per secondo. Rimanendo sempre sull'ambito fotografico, le due fotocamere sono state posizionate in maniera verticale e proprio sotto di esse è stato aggiunto il sensore biometrico, che è molto comodo da raggiungere rispetto ai Galaxy S8 ed S8 Plus. Sulla parte frontale, ovviamente, Samsung non ha mancato ad inserire il sensore dell'iride, ovvero quello che ci permette di sbloccare il dispositivo con la scansione dei nostri occhi. Per quanto riguarda le specifiche tecniche di questi due dispositivi, entrambi montano un processore octa-core 9810 Exynos. Per quanto riguarda Galaxy S9, porta con sé 128 GB di memoria interna e 4 GB di RAM, mentre invece per Galaxy S9 viene accompagnato da 256 GB e ben 6 GB di memoria RAM. Entrambi i dispositivi possiamo espandere la memoria con microSD esterna fino a 400 GB. Per quanto riguarda Samsung Galaxy S9 ed S9 Plus, purtroppo io non ci ho messo mano, anche se mi sarebbe piaciuto andare al Mobile World Congress 2018 per toccarli con mano. Ma ovviamente non appena saranno messi in commercio, io non mi perderò l'occasione di provarli e di portarvi la mia esperienza d'uso di quel momento. In altri casi, se volete qualche altra informazione e tutte le altre specifiche tecniche, vi rimando al link sul sito Samsung ufficiale qua in basso, in modo tale che possiate leggere tutte le informazioni che volete ed avere informazioni su tutte le altre caratteristiche tecniche. Se questo video vi è piaciuto, vi raccomando, lasciate tanti bei pollicioni in su e vi raccomando, e se ancora non l'avete fatto, iscrivetevi al canale, attivate le notifiche, fatemi sapere nei commenti qua in basso cosa ne pensate di questo video e cosa ne pensate di Galaxy S9 ed S9 Plus. E soprattutto, ve lo ricordo di nuovo, condividete il video con i vostri amici, perché aiuta a far crescere molto il canale. E un'altra cosa che voglio ricordarvi: sono presente anche su altri social, soprattutto su Instagram, dove sono molto attivo, di cui pubblico delle anteprime per quanto riguarda i miei nuovi video, e i link li trovate sempre qua in basso in descrizione. E domenica prossima, beh, già lo sapete, dato che io ho programmato i miei video ad ogni domenica, se non avete null'altro da fare, ci vediamo qui alle 11 sul mio canale YouTube. Ciao!